È in corso a Palazzo Zabarella a Padova l'importante mostra dedicata al pittore toscano Vittorio Maria Corcos. Tutto il fascino della Belle Époque in decine di quadri, 51 dei quali mai esposti prima. Vediamo. La Belle Époque raccontata attraverso i dipinti di Vittorio Corcos, nato a Livorno nel 1859 e morto a Firenze nel 1933. Palazzo Zabarella a Padova ospita la più completa antologica mai dedicata al pittore toscano e Carlo Sisi, uno dei curatori della rassegna, gli altri due sono Ilaria Taddei e Fernando Mazzocca, la presenta così. Siamo capaci di capire l'innovazione ma anche un elemento poetico di conservazione in quadri che narrano non soltanto la vicenza di personaggi straordinari come le contesse, le baronesse, ma anche personaggi di primo piano come Mascagni, e dall'altra invece vediamo scorrere sullo sfondo la storia del Liberty, la storia dell'avvicendamento degli stili. Sono 51 le opere inedite provenienti da musei e dalle più importanti collezioni pubbliche e private. L'occasione della mostra è quella di rivedere non soltanto un autore poco conosciuto ma assolutamente brillante all'interno della storia dell'arte di fine secolo, ma anche di recuperare un percorso di quadri e di inediti. Dopo De Nittis e Corcos, Federico Bano, presidente dell'omonima fondazione, annuncia la prossima mostra su un altro protagonista della cultura figurativa italiana fra l'Ottocento e il Novecento. Faremo Fattori, altro grande protagonista dell'Ottocento italiano, e con Fattori chiudiamo un ciclo magico. Sarà l'anno prossimo, da ottobre a febbraio. La mostra resterà aperta sino al 14 dicembre, tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 9.30 alle 19.00.